E meglio vino dei Castelli che questa zozza società. Oggi vi faccio vedere come si fa la carbonara perfetta. E per spiegarvelo è il mio amico roscio Federico Peretta. Beh, uno non sono roscio. Secondo, la carbonara questa volta la faccio di lago. Usa motore di un aereo per tagliare il tagliolino. Uovo nero, pasta nera. Ma perché è nera? Gli abbiamo messo un po' di carbone. Guardate che bella. Le rompo, tengo il rosso, un po' di bianco gallina di Maran 100% e un po' di collatura di Missoltino. Lo sai cosa usa il Missoltino per fare gli esami del sangue? No, cosa usa? L'agone. Ma chi è quella? È una ventrice. Quindi Solo nella base carbonara perché? di lago ci vuole la panna. Dici perché? Il rosso dell'uovo con la collatura di Missoltino la sifoniamo. Così No. è una cosa un po' più innovativa rispetto alla classica carbonara. Dissolve. Ecco qua, ecco l'uomo del pesce, ringraziamolo. Sifonare di più senza essere eroi. No, non sono stato io, ragazzi, il sifone. Guardate la famosa alborella di lago, ragazzi. Che bella che è, che viene portata dall'uomo che porta il pesce a Federico. La Al mettiamo posto del qua. guanciale noi usiamo l'alborella. Tramite l'essiccazione e la pressatura assume questo sapore molto forte. Questo è il piatto che possono mangiare anche i nostri amici pesco-vegani. Certo, basta che comprano un'alborella o un missoltino. Ordinatelo pure online. Donne d'Italia, che guardate Federico, guardate come si fa a spadellare, spadellate! L'alborella adesso è bella croccante Fammela e assaggiare un quindi riprende un pezzettino po' il almeno. sapore della carne. Calda. Però sapore buono. Perché una cucina a impatto zero e sostenibile utilizza anche le lische. Come Fede? Visto che del Visto che è pesce. entrato benissimo in tema chi se ne fude. Visto che non si butta via niente del pesce, abbiamo preso la lisca fatta bollire per 4-5 minuti, così si tolgono tutte le impurità e adesso la friggiamo e diventa una super chips di Lisca. Missoltino. Federico Peretta ha una tecnica particolare, mette il dito per sentire se l'olio è caldo, guardate. Se gli scotta il dito da ospedale, vuol dire che l'olio è caldo. Ci siamo quasi. Po 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 po. Oggi abbiamo Federico Peretta! Ciao Ciao Antonella, Antonella. hai due bocce ancora? Mettila questa delle bocce, dai, tanto non è No. volgare. Ecco qua, ha messo i tagliolini nella pentola insieme Alle al nostro. alborelle, Bravo quindi Fede. non la cuociamo, quindi senza fuoco. Sì. Tuorlo sifonato! Oh, tagliolino! Nidato! Ah, la lisca di pesce. E poi un po' di Zinkerlin, che è un formaggio della zona. Quindi ragazzi, basta con sto chilometro zero che non esiste, cercate di essere local e non. E non global. Bravo, finalmente l'hai detta giusta. Ecco qua, andiamo all'assaggio. Non vi sta bene che abbiamo fatto questa carbonara di lago non originale senza il guanciale? Chi se ne fud? Ecco qua, andiamo a assaggiarlo. Allora, prima di tutto prendo la lisca. Ciao! Mamma Buona, mia, qua, tutto buona. Ragazzi, venite come assaggiare. com'è? Sei proprio bravo, eh? Grazie. Ma tu non avevi aperto un ristorante con tua moglie Elisa? Sì. Fin.